E finalmente siamo partiti con la navetta. Aie. Stop. Cos'è? Ah, i calamari. Avvistati mostri. Mostri? Sì, capitano, mostri marittimi. Capitano, gira il timone a dritta. Sto girando. È troppo tardi. E noi dove eravamo in tutto questo tempo? Mostri sotto coperta. Jacob, pensa tu ai mostri, salta l'equipaggio. Arriviamo, arriviamo. Stupidi mostri. Aspetta, solo una cosa. Ok, siamo pronti. Tanto sono solo dei calamari, su. Cosa vuoi che sia? Un calamaretto? Anzi, aspetta, giusto per stare... giusto per stare tranquilli, magari te. Uno. Facciamo due e... tu aumentaci l'attacco. E infine, tre. Più che altro, grande impatto è utile. Solo che, a differenza di impatto singolo, la quantità di attacco che aumenta... come... ho sbagliato io o eravamo più lenti? No. Probabilmente ho solo avuto un attimo il vuoto e ho detto, ma Gico ha attaccato? No, comunque dicevo, impatto è molto meglio di grande impatto perché aumenta di più di grande impatto perché prende solo uno. Grande impatto prende tutti. È uno scambio di pochi... di pochi punti, eh. Ehi, tutto a posto? Ah, uno è svenuto. Pare che vi siate occupati dei vostri. Abbiamo perso un rematore. Oh no, ha perso conoscenza. Pare che i mostri marittimi si siano presi uno dei nostri rematori. Stavo per dire marinai e poi ho detto rematori, scusami. Non c'è altra soluzione. Jacob, vai a chiedere a uno dei passeggeri di remare, va bene? Sbrigati, ci penso io. Allora, a chi chiediamo? Chiederei a quelli ovviamente un po' più fisicati, magari tipo lui. Però a questo punto scegliamo il giovane. Chi? A me, un rematore. Aspetta un attimo, dici sul serio? Dai. Ah, dici sul serio? E va bene, lo farò. Sei giovane, vai e fallo. Non rompere il cazzo. Ecco qua, l'ho trovato. Jacob, sei tornato e hai portato un rematore con te. Salve. Bene, ora tu dovrai remare. Ah, che palle. Vai al tuo posto, dai. Sei giovane, forza, fatti i muscoli. Ora dovremmo di nuovo proteggere questa zona, Jacob. Andiamo. Preparazione completata. Mare libero. Esatto, di nuovo, 3, 2, 1, vai. Esatto. Bene, siamo partiti. Remate a tutta forza. E uno, e due, e tre. Dai, su che sei giovane. Ce la puoi fare. Sembra che stia andando tutto bene, no? 3, 2, 1, appare un nuovo mostro. No, i gabbiani. Oh, i gabbiani. E levati, che cazzo. Mi oscuri la vista. E basta. Non c'ho del pesce addosso, strozzi. Mostri! Come? Io non ne ho visti. Ah, perché sono io i pipistrellini. Sai che pericolo. Mamma mia. Ah, vabbè. L'uomo alligatore magari si... ah! L'uomo alligatore magari ancora. Mostri sotto coperta. Jacob, pensa tu ai mostri, salva l'equipaggio. Quanto siamo messi di statistiche? Allora, aspetta, giusto per stare un secondo tranquilli. Niente più, niente meno, tanto. Guerriero Sauro, sì, certo. Allora, il guerriero Sauro io farei così. Una nova in faccia a lui, un meteor colpo in faccia a lui. Un grande impatto a tutti e infine, perché no, un gelocorno sempre in faccia a lui. Ecco qua, vai Ivan, aumentaci l'attacco. Nova! Meteor colpo! È andato già. Sai che problematiche, però
Siamo saliti di livello, perfetto. Ottimo. Ehi, tutto a posto? Oh no, si sono presi un altro rematore. Jacob, vai a scegliere qualcuno che vada di sotto. Ah, è svenuto. Ecco, come al solito. Pare che i mostri marittimi si siano presi uno dei nostri rematori. 3, 2, 1. Non c'è altra soluzione. Jacob, vai a chiesissi. Sbrigati. Allora, chi sarà il prossimo dei rematori? Tu sembri abbastanza giovane. Ehi, vuoi farmi fare il rematore, vero? Ah, non posso credere di essere stato scelto. Non posso essere assegnato a un lavoro così umile. Però lo sei, quindi vaffanculo e scendi. Jacob, sei tornato, hai portato... Ma perché vai avanti da solo? Bene, ora tu dovrai remare. Vai al tuo posto, dai. Ora dovremo di nuovo proteggere questa zona, Jacob. Avanti a tutta birra! Preparazione completata! Rotta libera, esatto. Bene, bene, partiamo! Remata a tutta forza! Se non sbaglio, questo è l'ultimo incontro che facciamo adesso qua sulla nave, però non vorrei dire una cavolata. Dai, su, sei un ragazzo giovane e un guerriero, su, dai. Volevi far fare il lavoro all'anziano? Dai. Siete giovani. Avete bisogno di voglia di lavorare, senza esperienza come fate a lavorare? Perché scappano i gabbiani? Cos'è? Oh, che cazzo. Altre medusa di merda. Certo che voi due, in realtà sono un calamari. Certo che voi due fate schifo. Mostri sotto coperta. No, forse ce n'è ancora un altro dopo di questo. Jacob, pensa tu ai mostri. Sì, ci penso io. Eccomi qua. Allora, è tipo un'arpia. Un virago, ok. Niente di complesso, insomma. Uno. Due. Grande impatto. E infine Gelocorn a tutti. Ecco qua. Perfetto, bravissimo Garrett. Non mi aspettavo di meno, bravissimo. Dobbiamo ricaricare un po' i pipì, purtroppo. Ehi, tutto a posto? Pare che vi siate occupati dei mostri. Abbiamo perso un rematore. Oh no, ha perso conoscenza. Non c'è altra soluzione. Sì, pari mostri, morini. Sì, vado io, vai. Tanto è tutto uguale questa parte, che palle. È inutile che continui a ripetermelo. Allora, il vecchio abbiamo detto di no. La signorina era ben disposta, però ha detto di equilibrare, quindi... Se proprio loro due a questo punto, però... Come? Oh no, vuoi farmi remare? Se sei così un cagasotto, no. A sto punto, davvero. Non mi farai remare, sei un bravo ragazzo. E allora voi due? No, non vorrei mica chiedermi di remare. Non sono molto abituato al lavoro fisico, ma se devo farlo, lo farò. E tu invece? Ehi, Jacob, hai scelto bene. Jacob, sei tornato e hai portato con te un rematore. Salve. Bene, ora tu dovrai remare. E che palle. Vai al tuo posto, dai. Ha detto che bisognava equilibrare, quindi o facevamo maschio-maschio, o facevamo femmina-femmina, o sto punto due che sono uguali. Cioè la stessa skin con due colori diversi. Quindi, ipotizzo, a parte che credo che non ci sia nessuna... A parte l'anziano, penso non ci sia nessuna differenza su chi scegli. Poi magari mi sbaglio io. Rotta libera. Esatto. Bene, partiamo! Remate a tutta forza! E uno, e due, e tre! E si è tolto anche lo zaino, pensa un po'. E quindi ce la famo?
Dai, io lo so che c'è ancora... Esatto, c'è ancora un attacco. Che problema ci sarà? La nave oscilla in modo strano. Geco! Geco, sul ponte! Geco, c'è un orribile mostro marino sulla nave! Se non facciamo qualcosa, affonderemo! Devi aiutarci! Se la nave affonda, tutti i nostri sforzi saranno stati inutili! Dobbiamo distruggere quel mostro marittimo! Marino! Oh, ah. Sì, il cracker è arrivato. Appare un cracker. Avrei dovuto un po' curare probabilmente i pipì di Geco, ma ormai penso sia andata così. Allora, io ovviamente punterei ai meteor colpi il più possibile. Se è una bestia d'acqua, quello che potrebbe aiutarci di più è Ivan in questo caso. Quindi vai, tu attacca per il momento. Ha avuto effetto? Ovviamente no. È per quello che ho voluto provarlo due volte. Volevo vedere se potesse funzionare con entrambi ed è andata male con entrambi. Peccato. Ahia, che male. Va bene, vuoi botte, stronzo? Vuoi fare a botte? Pezzo di merda. Adesso ti sfondo la faccia, coglione. Allora, intanto curiamo tutti quanti. Faccia di merda. 196. Si può fare. Garrett è ancora un po' sotto, ma è perché ha subito due attacchi, giustamente. Aia! Pure ti curi, faccia di merda. Allora, no, facciamo Africo. Ecco qua, poi... Anzi, scusa un attimo, Africo lo posso passare a qualcun altro? Oh... Eh no, facciamo la cosa più intelligente, aspetta, facciamo Africo su di lui. No, ferma, ho un attimo di confusione, fermo. Allora, su di noi, meteor colpo così non perdiamo inutilmente il turno. Tu continui ad aumentare l'attacco e tu continui ad attaccare. Avrei dovuto curare forse, però va bene, lo teniamo per il prossimo turno. Bel colpo, stronzo. Potevi attaccare con qualsiasi altra cosa, invece hai scelto una pioggerellina. Allora. Meteor colpo, meteor colpo, meteor colpo. Raffiche di vento, resistenza, agilità della squadra e... tu curaci, per favore. Dovremmo essere riusciti ad ucciderlo, in teoria. Però... meglio stare sul sicuro. Aia! Ok. Ha ancora un bel po' di vita. Ma possiamo farcela. Siamo a due. Meteor colpo, meteor colpo. Più resistenza. E tu. Cura tutti. Non era necessario. Però... meglio stare sul sicuro. Morto? Strano, ma vero, è ancora vivo. Incredibile. Cos'è? Hai finito i pipì, stronzo? Nah, si è pure curato. Allora, questi sono gli ultimi due meteor colpi che posso tirare. Facciamone ancora uno, dai. Vorrei riuscire ad ucciderlo con Thor. Sai che forse lo uccido prima? No, è ancora vivo. Oh, contento lui. Aia! Sì, acqua sacra. Allora, vai di Thor. Tu, vai di meteor colpo. È incredibile che Garrett abbia ancora PP e noi li abbiamo finiti. È quella la cosa più incredibile. Tu? Ah, giusto. E allora... è che non voglio che... voglio ucciderlo con Thor, ho paura di ucciderlo con il prossimo colpo. Tu continua a curare, per favore. Ah, perché culo, siamo andati più veloci noi. Vediamo. Speravo un pochino di più. Mia sale di livello, perfetto, almeno quello.
Allora, non c'era nessun motivo per usare per forza di cose Thor. L'ho voluto usare per forza di cose. Grazie, Jenko, hai lottato bene contro il Kraken. Ma abbiamo perso un altro rematore. Devo controllare lo scafo, tu vai a cercare qualcuno che possa remare. E che palle. Voi due state bene? È stato ferito un altro rematore. Dobbiamo trovarne un sostituto per i passeggeri. Tra i passeggeri. Mi dispiace per i rematori che sono stati feriti. Cerchiamo di impedire che si faccia del male qualcun altro, ok, Jeco? Allora, chi è il prossimo? Tu. Si tratta di remare. Scegli pure chi preferisci. Ah, non posso scegliere te? Come? Me? Stai scherzando, vero? Sì. Ah, questo è troppo per me. Scusa un attimo, tu mi curi magari? No. Jeco, sei tornato, hai portato con te un rematore. Che palle, sono io. Bene, ora tu dovrai remare. Vai al tuo posto, dai. Ora dovremo di nuovo proteggere questa zona, Jeco. Preparazione completata. Rotta libera. Ecco. Bene, partiamo. Remata a tutta forza. E hop, e hop, e hop. Ehi, andate a tempo voi, forza. Ecco, vai a tempo. Che se no remiamo male, forza. Ci siamo? Siamo arrivati? Sto pover'uomo coi gabbiani però. Terra! Ehi, vedo la terra ferma! Pare che ce l'abbiamo fatta! Oh, finalmente! Aggiungo io. Oh, ce l'abbiamo fatta, finalmente! È una fortuna essere ancora vivi! Oh, che palle! Gli altri passeggeri sono già sbarcati, non hanno neppure salutato! Non dobbiamo più remare! Ah, che sollievo! Ah, era tanto che non lavoravo così duro. Ma sì, sei giovane, forza. Grazie per tutto il lavoro che avete fatto. Questo è un segno da parte mia. Grazie a voi questa nave è salva. Grazie ancora. Basta? Ehi, sbrigatevi, il Colosseum di Tolbi è già iniziato. Farete bene ad andare a Tolbi anche voi. Grazie. Non hai nient'altro da darmi, magari? Sì, i Neuranos potrebbero vincere il Colosseum quest'anno, ma se parteciperà anche Jeco, non credo che avranno qualche possibilità. E questo è vero. Andate anche voi al Colosseum? Lo sapevo, in questo periodo dell'anno vanno quasi tutti là. Quei sei che abbiamo trasportato qualche tempo fa erano davvero strani. Capitano, qualche ultima parola? Tipo un grazie di averci aiutato? Quando il mare è così pericoloso non si può navigare. Non so che fare. Mi farò venire un'idea in vista del Colosseum. Wow, grazie capo. E vabbè, detto questo, scendiamo. Siamo arrivati alla banchina di Tolbi. E qui c'è un oggetto. Oh wow, 35 monete. Magistrale. La strada della sete è bloccata, quindi pensavo che i miei genitori venissero in nave, ma non li vedo. Mi spiace. Come? Hai un messaggio da parte dei miei genitori? Già. Ah, davvero? Non sono venuti perché il biglietto era troppo caro. Ah, grazie per avermelo fatto sapere. Buon per te allora. Dobbiamo arrivare prima di salutarci a quella cesta. Ecco qua. Così riusciamo ad arrivare dall'altro lato. Quindi un saltello, due saltelli ed ecco qui una cesta con una fiala. Una pozione, non ci sono andato tanto lontano, dai. E detto ciò, noi siamo arrivati a Tolbi. O meglio, siamo vicino a Tolbi. Questa è una delle mete fondamentali di tutto il gioco. Bisogna essere preparati e bisogna essere fortunati in un certo modo, diciamo. Ma lo scopriremo al prossimo episodio. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!